Risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Slava tebi, Gospodine. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può essere nascosta una città collocata sopra il monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendono gloria al vostro Padre che è nei cieli. Parola del Signore. Chvaljen Isus i Marija. Sia lodato Gesù Cristo. Dragi vjernici, cari fedeli, cari voi che venerate nostra Madre Celeste, ogni volta quando ci troviamo in queste situazioni o situazioni simili, quando Dio ci raduna, noi facciamo vedere l'unione. Allora, l'unione nella fede sicuramente ci lega, ci rafforza nel cammino di Gesù. Perché questo è necessario? È necessario perché noi uomini siamo ispirazione gli uni gli altri, almeno dovremmo esserlo, e Dio vuole che tutti gli uomini si salvino. Lui vuole attirare tutte le persone a sé. Siamo creati all'immagine del Signore. È per questo compito principale dovrebbe essere far vedere questa immagine del Signore qui sulla terra, non in qualsiasi modo. L'immagine del Signore si fa vedere vivendo nell'amore, e noi non abbiamo compito più importante qui sulla terra. Magari se i cristiani potessero essere più consapevoli della loro missione sulla terra, allora questa terra sarebbe sempre più un ambiente divino, molto più di quello che è adesso. Dio ci ispira, Dio ci ispira di sua parola. Allora questa parola si è annunciata attraverso suo Figlio Gesù Cristo. Questo è la parola di Dio, non solo quella che leggiamo, ma la parola di Dio che bisogna vivere. Perché noi diciamo che bisogna viverla? Perché essa in se stesso ha una potenza che ci fa andare avanti. Non ce l'ha sempre, ma ce l'ha quando noi apriamo il nostro cuore. Abbiamo sentito poco fa nel Vangelo, quando Gesù manda i suoi discepoli, li manda per un compito sulla terra, perché lui sa che tra poco deve andarsene via dalla terra e qualcuno deve continuare con sua opera. I discepoli ricevono un compito particolare, essere il sale della terra. Qui bisogna sapere una cosa, e lui questo fa capire a loro. Loro sono già il sale della terra. Ogni cristiano è il sale della terra, almeno dovrebbe esserlo. Come se Gesù volesse dirgli: ma voi siete coloro che con la propria vita proteggete la terra. Lui veramente li affida un ruolo molto
importante della terra. Cari fedeli, qui c'è un'altra cosa che bisogna vedere. Il sale deve essere quello che è saldo, non deve perdere il sapore, perché solo così ha la sua funzione, il suo compito sulla terra. Se no, abbiamo sentito, viene gettato via e non serve a nulla. Come capire queste parole di Gesù? Cari fedeli, Lui vuole farci capire la nostra vocazione cristiana. Tutti coloro che sono consapevoli della propria cristianità, della sua vocazione cristiana, loro diventano una comunità visibile, e attraverso questa comunità la terra si salva. Queste sono le parole di Dio, non parole mie o di qualsiasi altro sacerdote, queste sono parole di Gesù, e a queste parole bisogna credere, non verificare, ma credere. E guardate, sempre esiste pericolo che certe persone singole o la comunità non rispondano alla chiamata di Cristo. Quando l'uomo lo fa, quando lui non accetta la parola di Dio e non aderisce ad essa, va perso. Punto di domanda, solo quando va perso, ma va perso di sicuro. Per questo è molto importante che ogni giorno nella nostra vita verifichiamo quanto in me vive cristianesimo. Cristianesimo in me è solo certificato di battesimo, qualche sacramento ricevuto prima, o è una vera testimonianza di vita? Allora, quanto della nostra vita si vede che noi apparteniamo a Cristo? Quanto di nostra vita noi aggiungiamo che qui sulla terra c'è più bene, più amore? Ma nella mia parola c'è il calore, c'è amore. Ho tempo per l'uomo che è accanto a me, e cosa io voglio in questa terra? Magari io voglio che gli altri in me riconoscono la grandezza. O davvero io ho cura della croce di Cristo e voglio che questa croce viva in me? Cari fedeli, sempre sulla terra c'erano dei bellissimi esempi della realizzazione della chiamata di Dio. Poco fa, nell'introduzione della Santa Messa, abbiamo detto che oggi ci ricordiamo di uno tale che è San Domenico. E quando leggiamo sua vita, ci sono tante cose che possiamo sottolineare come l'esempio di questo santo. Io per lui, sinceramente e semplicemente, direi due parole: era un sacerdote e predicatore. Come predicatore, con l'omelia, ha aiutato tante persone che si sono allontanate da Dio per tornare sulla via retta. Ha fondato l'ordine dei predicatori, sono nostri domenicani che nella Chiesa Cattolica hanno lasciato una profonda traccia, ma anche oggi sono molto ispiranti. San Domenico sapeva benissimo che per una vita cristiana non è sufficiente solo finire certe scuole e conoscere bene teologia, ma serve una vita, una vera vita di un sacerdote. Allora già la predicazione in se stessa non è sufficiente per realizzare la vita apostolica, ma dai suoi religiosi lui ha chiesto di vivere vita cristiana da testimoni. Cosa lui voleva su un ordine? Allora, con la fondazione dell'ordine, lui non ha voluto un'associazione dei teologi, dei professori molto noti, ma lui ha voluto una comunità religiosa che vive secondo i diritti evangelici. Fratelli e sorelle, quello che è molto importante, quando citiamo certe persone del passato cristiano, noi diciamo che San Domenico era quello che era davanti tutti in tutto. Quello che lui ha chiesto dai fratelli, lui metteva in pratica 5 volte più di altri.
durante il giorno lavorava per il bene delle anime, come abbiamo sentito poco fa nel Vangelo, predica sia nel momento opportuno che meno opportuno, predicatore deve parlare. E quando torniamo nella storia, anche in queste nostre zone, tanti morivano predicando per la croce del Signore e per la libertà. 400 anni del Regno Ottomano, ma abbiamo mantenuto, conservato l'identità cristiana. Allora questo legame con Dio ha facilitato a Domenico e anche altri sacerdoti di predicare con entusiasmo. Si dice che soprattutto ha venerato la Beata Vergine Maria, e quello da cosa lui prendeva la forza era adorazione quotidiana. Lui davanti al tabernacolo pregava ogni giorno e da lì prendeva la forza per sua testimonianza. E lui ha ispirato, ha spinto gli altri a pregare il rosario e venerare la Beata Vergine Maria. Cari fedeli, San Domenico sapeva che lui non può illuminare se non è fonte di luce accanto a Dio. È quello che per noi dovrebbe essere l'ispirazione, il cristianesimo dovrebbe essere riconosciuto nella nostra vita. Tanti oggi si comportano così, che non vogliono farsi vedere, non vogliono essere diversi dagli altri, ma questo è sbagliato. Un cristiano dovrebbe essere diverso dagli altri, in che cosa? Ma in tante cose, nel perdono, nell'ispirare al bene, essere disposto al sacrificio per il prossimo. Allora il cristianesimo dovrebbe essere riconosciuto nelle nostre famiglie. Allora lottano oggi i genitori per i propri figli, o magari li lasciano all'educazione di questo mondo liberale senza Dio. Il cristianesimo dovrebbe essere riconosciuto al posto di lavoro. Il posto di lavoro è un'occasione per guadagnare per la vita, per realizzarti come persona, per raggiungere al bene comune. Devi essere anche responsabile. Il cristianesimo si riconosce nella Chiesa, nell'educazione, nella preparazione per futura vocazione. Il cristianesimo dovrebbe essere riconosciuto lungo la strada, mentre sei in macchina, alla ricreazione, ovunque devi essere riconoscibile e visibile. Semplicemente un cristiano è un uomo che in tutte le situazioni della vita porta la pace e la benedizione. E loro devono essere una comunità visibile sulla terra, se no saranno come Gesù dice, sono il sale che perde il sapore, o magari una lampada che è messa sotto un moggio e non si riconosce il splendore. E quelle parole che abbiamo sentito poco fa nel Vangelo, cari fedeli, non riguardano certe altre persone. Noi di solito pensiamo che questo riguarda certe altre persone, ma tutti noi siamo in pericolo a tradire la nostra missione. Solo il cuore umile sa cosa deve fare. Solo in esso c'è il posto per Dio e per ogni uomo. Perciò non siamo coloro che fanno vedere loro stessi, non siamo coloro che fanno vedere la propria superbia e il proprio vuoto. Allora un grande ingannatore gioca proprio su questa carta e inganna tanti proprio qui, gli uomini convinti di servire a Dio, ma inconsciamente fanno vedere qualcosa che è proiezione di un grande vuoto. Cari fedeli, non dobbiamo andare da nessuna parte senza Gesù, portiamolo sempre con noi. Appena ti sei alzato, Lui sia il tuo più vicino amico e collaboratore, sia in tutte le sfere di tua vita durante la giornata e quasi 365 giorni all'anno. Quello che è molto importante per noi cristiani è accettare la croce di Cristo.
Questa croce è quella che in te può illuminare. Non c'è null'altro che possa illuminare se non la croce. E solo attraverso questa croce si vedono opere buone dei suoi discepoli. Solo attraverso la croce. Solo attraverso queste opere buone gli uomini gloriano il Signore. Non attraverso i tuoi talenti, le tue capacità. No, in nessun caso. Perché questa è pressione di un grande vuoto. E perché stiamo parlando così, cari fedeli? Perché la croce sempre fa vedere Dio, non uomo. E noi ci chiediamo, ma questo è facile? In questo tempo nel quale viviamo, nel tempo quando dobbiamo far vedere la forza in tutti gli spazi della vita, non è facile. Spesso siamo deboli. Spesso attorno a noi creiamo i muri e falsi appoggi. E cosa succede? Quando andiamo in alto, Dio trova il modo per distruggerci giù, per buttarci per terra. Non per buttare giù solo noi per terra, ma perché noi diventiamo più saldi. Cosa ci offre in compenso? In compenso offre se stesso come una base più solida nell'universo. Cari fedeli, tutti noi dobbiamo risvegliarci dai nostri sogni. Per dire così, siamo sempre nell'acqua fino al ginocchio, invece lui vuole che noi usciamo, di andare a salpare per andare al mare della vita. Ecco, siamo in questo posto dove Madre Celeste, innalzata nel cielo, ci invita proprio a questo. Non dobbiamo rimanere sordi a queste chiamate. Perché la vita cristiana non si vive da qualche altra parte, la vita cristiana si vive qui sulla terra. Allora per i valori del cielo si vive e si testimonia sulla terra davanti a questa gente. Io direi questo mondo pagano, perché purtroppo ci sono tante cose pagane. Cari fedeli, sulla terra l'uomo è in pericolo mio e tuo fratello. Perché tutte le potenze sono alzate contro lui in tutte le sfere della vita. E io direi ancora, dalla culla fino ai spizi, c'è tanta promozione del male. Il maligno, lui vuole distaccare l'uomo da Dio e non c'è altro compito. E questo fa in modo molto raffinato. Noi cristiani cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere l'uomo al centro e di pregare Dio in lui, proprio in un altro uomo. In che modo? Ci sono migliaia di modi. Io direi proprio come ha fatto San Domenico. Bisogna lottare per l'uomo. Nella vita dobbiamo riportare alla gioia la carità, l'amicizia, la giustizia, la pace, la felicità e spesso anche la salute. Allora bisogna ispirarlo di vivere la vita non sotto flebo, ma a polmoni pieni, perché solo così può illuminare il mondo e glorificare Dio. E chi può aiutare l'uomo se non un cristiano? Ecco, cari fedeli, su questa strada ci aiuta nostra Madre Celeste, di sua intercessione e santo che celebriamo oggi, San Domenico, finché gli uomini nella nostra vita vedono opere buone e così ispirati glorificano nostro Padre Celeste. Che sia così. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.